Quello che vi faccio vedere oggi è la vera storia di una morning routine in una casa normale, no? Normale, senza fronzoli, senza niente, senza cose. Mi alzo alle 5 di mattina, bevo la mia tisanina, faccio la mia preghierina, faccio il mio Pilates. Ehi, giovane, cioè, già sai che ci alziamo la mattina, più dobbiamo fare tutte quelle cose, non è possibile. Facciamo quello che si può. Quindi questa è la vera storia di una che si alza ogni mattina con l'idea di ce la devo fare, devo resistere, non devo soccombere a tutte le faccende che ho da fare e quindi stringi i denti e vai avanti. Ore 6:30, mi alzo, colazione assolutamente in solitaria per me, quindi caffè, do da mangiare i gatti e poi mi siedo sul divano, intanto state godendo dell'alba, mi siedo sul divano, il tempo di gustare il caffè senza pancia. Da notare io e la mia bellezza alle 6:30 di mattina. No comment. Dopo che ho capito chi sono, perché mi sono svegliata, che giorno è, che ora è, diciamo, dopo essere venuta al mondo, incomincio a preparare la colazione per tutti. Quindi cappuccino per mio marito con questa favolosa macchina presa alla Lidl, 19,90 euro, che fa un cappuccino favoloso rispetto alla mia macchina del caffè, che in tanti me lo chiedete, no, ma il cappuccino no, non viene come vorrei. Latte semplice invece per i bambini, perché non amano il cappuccino, non amano la schiuma. Ovviamente nel cappuccino ci aggiungo anche il caffè. E niente, quindi preparo la colazione per tutti. Quindi adesso cappuccino per mio marito con schiuma e caffè. E latte semplice per i due, porto a tavola, nel frattempo avevo già messo tutto e si fanno ormai le 7 e quindi vado a chiamare a svegliare i bambini. Una volta messa a tavola le tazze, si sono fatte ormai le 7, quindi sole alto e i bambini nel frattempo che si svegliano, io preparo i vestiti per il lavoro a mio marito, li metto sul divano. Una volta che loro si sono alzati, io poi passo alle camere da letto per sistemare i letti. Quindi io utilizzo questi minuti che loro utilizzano per la colazione, che sono momenti morti per me, perché non mi siedo con loro in quanto io ho già fatto colazioni prima, perché poi la mia colazione è un semplice caffè. Io utilizzo questi minuti, quindi dalle 7 e un quarto alle 7 e mezza, per rifare i letti. Non ci vuole tantissimo tempo, sono cose di routine ormai collaudate e quindi sfrutto questo quarto d'ora per pulire le camere da letto, quindi almeno rifare i letti. Tutto il resto poi si farà nel pomeriggio. Finito di sistemare i letti, di raccogliere pigiame e cose varie che sono sparse per casa, torno giù, quindi nel frattempo che loro preparano la cartella o si vestono o fanno altro, io sparecchio la tavola e quindi sistemo piatti della colazione all'interno della Santa Santissima lavastoviglie,
che finalmente ho, quindi mi dà una grandissima mano. Questa volta non succede quasi mai, però questa volta ho dovuto farla partire di mattina perché era particolarmente piena, cioè era proprio piena, quindi con tutti i piatti della cena si era riempita, e quindi l'ho fatta partire di mattina. Non lo faccio mai, ripeto, però urgeva, questa volta urgeva. Una volta finito di sistemare, cioè di aver tolto il piatto dalla colazione e aver sistemato tutto quanto nella lavastoviglie, apparecchio già la tavola per il pranzo, perché quando io poi arrivo, ormai lunedì 10, arriviamo insieme io e mio marito, per evitare di perdere tempo di apparecchiare in quel momento, torniamo a casa che già la tavola è apparecchiata, quindi io devo soltanto mettere poi l'acqua, la pentola sul fuoco, quello che è, quello che devo cucinare, e nel giro di pochi minuti poi mangiamo, perché io torno a casa lunedì 10, lunedì 20, lunedì 25 devo andare via per andare a prendere i bambini da scuola. Quindi mettere la tavola per il pranzo mi aiuta sicuramente a recuperare pochi minuti, ma meglio di niente. Finito in cucina, mi va il mio turno, mi vado a vestire, della serie cosa mi metto, scelgo quello che mi devo mettere, mi preparo e accompagno i bambini. Allora, nella mia morning routine io non mi trucco, non mi sistemo, perché non c'ho tempo, ok? In questo momento stavamo anche ripetendo con Nicola la lezione che doveva essere interrogata, e quindi stavamo ripetendo la lezione. Dicevo, non mi trucco perché io accompagno i bambini alle ore 8, quindi quando li lascio, che sono circa le 8:10, quando ho finito tutto, io poi ho un'ora di tempo. In quell'oretta di tempo approfitto per andare da mia madre a fare il caffè, lì mi porto i trucchi e quindi mi trucco. Ecco proprio la vera morning routine, quello che succede la mattina, perché vi dicevo, senza fronzo. Com'è? Mi? Minore, maggiore. Migliore. Migliore. Superlativo assoluto nelle forme speciali? Assoluto. 8:51, è già tardi, fortunatamente abito vicino, più o meno vicino alla scuola, quindi prendo tutto quello che devo prendere, si esce di casa e si incomincia questa lunga giornata. Questo è quello che faccio la mattina quando mi sveglio, poi seguirà un'altra routine invece del pomeriggio.